Oggi vi presentiamo un piatto che su ogni cena a base di pesce non può mancare, capesante gratinate. Mattia Catapan. Enrico Sgarbossa. Cotto e crossabili. Bene, allora per fare le capesante gratinate ci vogliono le capesante, del brodo di pesce, del vino, del porro, della farina, sale, pepe, olio e per la gratinatura un po' di formaggio grattugiato. Andiamo in cucina. Adesso Mattia ci sta mostrando come pulire le nostre capesante. La sciacqui, togli la parte dura e nervosa. La risciacqui e la metti a parte. Nel frattempo io vado a preparare il fondo di porro per le nostre capesante. Prendiamo un porro e lo andiamo a tritare finemente. La particolarità del porro è che ha un profumo diverso dalla cipolla e è più digeribile. E andiamo a metterli in una padella sempre con un filo d'olio. Con un cucchiaio teniamo mescolato e facciamo imbiondire il nostro porro. Nel frattempo Mattia ha pulito le nostre capesante e andiamo a tagliarle. Cerchiamo di non tagliare mai la parte rossa, cioè il corallo, perché altrimenti andrebbe a rovinare tutto il nostro piatto. Adesso che il nostro porro è stato soffritto, aggiungiamo un mestolino di brodo di pesce, che è un semplice brodo, sedano, carote e cipolla, con l'aggiunta di qualche lisca di pesce di avanzo, fatto bollire. Aggiungiamo un po' al nostro porro affinché sia cotto e non si senta troppo nel nostro piatto. Adesso Mattia può unire le capesante e le facciamo rosolare a fuoco abbastanza vivace. Aggiustiamo con sale, poco, e una grattata di pepe. Appena le capesante sono rosolate, andiamo ad aggiungere un po' di farina. Cerchiamo di tostarla molto bene in padella. Non preoccupate se vedrete un prodotto troppo secco, perché poi andremo ad aggiungere il nostro brodo di pesce, a creare una salsa. E vedrete che la farina adesso inizierà a fare il suo lavoro. Bene, le nostre capesante sono pronte, adesso iniziamo a prepararle per metterle in forno. Vai Mattia. Ecco, Belle abbondanti come piace a noi. completiamo con una leggera spolverata di formaggio grattugiato per fare la cosiddetta crostina e andiamo in forno. Il forno è preriscaldato a 250 gradi con la funzione di grill. Le nostre capesante sono pronte, belle gratinate. Come vedete c'è una bella crostina sopra, il sughetto è rimasto morbido, proprio giusto da pucciare con un pezzetto di pane. Cotto Cotto e e crostabili! crossabili!